Buonasera appunto a tutti coloro che ci seguono in diretta o che ci seguono poi diciamo, sul nostro canale. Questa sera è una puntata, diciamo, una trasmissione che si limita a una puntata del nostro spazio Voci Transnazionali. Abbiamo come ospite Blanca Bricegno. Prima di entrare un attimino nella presentazione anche di Blanca, volevo appunto dare qualche piccola delucidazione, informazioni di servizio su alcune decisioni che abbiamo preso. Qualche giorno fa, contrariamente appunto a come avevamo iniziato il susseguirsi, la cadenza delle trasmissioni che erano appunto, avevamo deciso di provare a fare bisettimanali, ci siamo resi conto che non siamo in grado appunto per le risorse, per i problemi che comunque sia portava una cadenza bisettimanale delle trasmissioni e torneremo dopo questa puntata straordinaria ad una cadenza settimanale il venerdì sera. Questo per tutti voi che ci seguite, insomma, ovviamente oggi vedrete una puntata che noi avevamo già fissato e con cui gentilmente, a cui gentilmente Blanca ha dato la conferma di poter partecipare. Voci transnazionali, oggi aggiornamenti dal Venezuela con Blanca Bricegno, che è una attivista resistente per i diritti e per la democrazia nel Venezuela. Lei è venezuelana, sta in Italia, è anche una compagna radicale e sappiamo che ovviamente nel Venezuela ci sono alcuni problemi e peraltro c'è un appuntamento elettorale in divenire. Però prima volevo dare appunto così anche per presentarsi meglio di come ho fatto io, sicuramente a Blanca la parola. Blanca, ci senti? E buonasera e grazie ancora di essere con noi. Grazie a tutti i liberi punti di vista, i vostri amici che vi seguono in questa interessantissima e importantissima trasmissione. In primis vi ringrazio soprattutto perché date voce a una situazione che è da 14 anni gravissima e stiamo andando incontro a un processo elettorale che diventa abbastanza, cioè non si sa esattamente cosa possa succedere. Noi comunque in tutti ci auguriamo possa andare nel modo migliore. Mi chiedevi una presentazione. Sì. Io mi chiamo Franca Bristegno e da molti anni che vivo in Europa, e benché diciamo per il prossimo anno farò già mezzo secolo di vivere qui, sono europeista, non sono europea, seguo con moltissima passione la politica e ho trovato nei radicali un gruppo che mi permette di dare voce a ciò che per tanti anni sicuramente mi avete sentito dire e denunciare, che è il genocidio fisico, morale e culturale del popolo venezuelano. Comunque do a voi la parola per capire se posso esservi utile e generare informazioni importanti per tutti los oyentes. No, certamente sarà molto importante e prezioso. Dunque, abbiamo diciamo, aperto questa nostra conversazione appunto con l'evocazione di questo scenario che è un pochino nel sottofondo della vita dei cittadini, di tutto il popolo venezuelano, che sono appunto queste elezioni presidenziali, che vedono ovviamente come presidente, quindi che cerca una riconferma Hugo Chavez, che è appunto sta al potere, se non sbaglio, dal 98, e che quindi in qualche modo parte con un certo favore per quanto riguarda questa sfida. Prima di arrivare un pochino anche a delineare i contorni, un pochino anche dell'altro candidato più o meno papabile, più o meno insomma, lo sfidante più accreditato. Volevo chiederti una specie, se possibile, di bilancio, qualche indicazione su questi lunghi anni, insomma, dal 98 di mandato presidenziale di Chavez.
quello che ha fatto. Io ho letto alcune cose, poi magari ci confrontiamo, però mi interessava la tua testimonianza. Beh, volentieri, va bene, diciamo, la cosa più grave è la grafico nelle parole di un discendente di italiani, perché sai che noi abbiamo dato ospitalità a milioni di italiani, il signor Alfredo José Alighieri scrive che la cifra ufficiale che il disgoverno, il regime si è fermato ad accettare 185.000 morti per omicidi, insomma, nelle insicurezza per strada. Il 65% sono maschi tra i 18 e i 35 anni di età. Comunque è già dall'anno scorso che hanno iniziato a uccidere adolescenti e bambini, e la cifra di morti del solo anno 2011 è supera i 20.000. Quindi è una cifra che supera i morti dei nostri fratelli che si battono nella Siria in un anno e mezzo, peggio di un parte di guerra, ed è per quello che io denuncio questo genocidio. Allora, questo signore dice che se si mettessero tutti i cadaveri uno accanto all'altro coprirebbe la distanza che c'è tra due città, Caracas e Valencia, che sarebbe come percorrere 160 chilometri, che vuol dire 2 ore a 80 chilometri all'ora. Per darti una immagine di quello che è successo, è che penso che nessun raggiungimento, nessuna cosa che questo signore abbia potuto fare si possa mettere in una bilancia e possa dire che questo bene supera questo male. Almeno questa è la mia modestissima opinione, e penso che se consideri che almeno per ogni famiglia, cioè per ogni morto nel Venezuela si considerano 4 persone della famiglia ristretta affettate, e la famiglia allargata si considerano di 20 persone, troviamo oggi in luto un paese con praticamente tra 4 milioni, tra 4 e 5 milioni di persone in una sofferenza, di coloro che non potranno mai più essere né genitori, né ingegneri, né nonni, né nulla, vite troncate da un terrorismo di Stato che ha permesso la distribuzione di 15 milioni di armamenti illegali. Gianni. È un panorama, insomma, abbastanza problematico. Leggendo un po' qui e lì, il Venezuela, ovviamente questo già lo sapevamo, è uno dei più grandi esportatori di petrolio, quindi questo flusso di denaro, insomma, che viene da queste esportazioni, anche qui è un po' lo scenario su cui Chavez in qualche modo pare abbia provato a costruire una specie di politica, insomma, di sociale, in cui lo scopo era quello di ridurre la povertà, la miseria, soprattutto più che povertà, la miseria vera e propria, e anche, diciamo, la situazione tipo quella delle favelas. Ok, secondo te queste qua sono diciamo è uno scenario di propaganda non veritiero, oppure anche se demagogicamente la situazione perlomeno delle classi meno abbienti, quelle proprio nella miseria, quelle che stavano nelle favelas, in parte è migliorata? Bene, io secondo noi la situazione della povertà nel Venezuela non si è affatto ridotta, non è diminuita, e diciamo che con l'andare di un deterioro totale, perché non c'è mai stata manutenzione dei servizi principali. Per dire i più
elementari come acqua e elettricità, non c'è città, Caracas inclusa, non c'è paese, non c'è zona dove non manchi frequentemente la luce elettrica, e dove addirittura nella zona di Guayana, dove ci sono i grandi fiumi come l'Orinoco e il Caroní, no, ci sono popolazioni che non hanno acqua. La povertà, noi diciamo, una nostra precandidata alle primarie, Maria Corina Machado, usa molto questa frase. È vero che ama i poveri, li ama tantissimo, che li moltiplica, li fa aumentare in cifra. Il paese ha subito diversi disastri ecologici, perché versamenti di petrolio, per esempio, nel fiume Carapiche, nell'estato Monagas, verso l'est sud-est del paese, dove c'è petrolio anche, e queste persone sono state senza acqua per mesi, e il governo ha negato questo disastro. Questo tra le piccole cose. La povertà in cifre appare risolta, appare diminuita, ma quando conosci veramente le città o il paese dove sei e vedi come le favela sono cresciute e cresciute e cresciute, e come sotto ogni pioggia cascano questi ranchos, chiamiamo noi, allora ci sono i damnificati. E l'unica soluzione che questo signore ha trovato, perché ha offerto regalare delle case a tutte queste persone, insomma, è metterli a vivere in palazzi che sono invasi, in alberghi che oggi sono distrutti, nei ministeri, cioè riempire un ministero con 1.000-2.000 persone, palazzi storici, eccetera. Supera qualsiasi possibile immaginazione la realtà. In più, quello che è successo, e ti spiego per quale ragione, loro possono dire che la povertà è diminuita. Perché il petrolio, loro quando fanno il bilancio, il piano del governo, lo calcolano a $50 al barile. Il differenziale, quindi, se è a $100 il barile, ti avanzano $50 per barile, lo usano e tutto ciò che promuove la realizzazione del sogno del signor Fidel Castro, che è un continente comunista. Però con l'ambiente comunista. Quindi vanno usati gli stessi differenziali del petrolio, in una minima parte rimangono in Venezuela in una situazione sociale che si chiama missione. Cos'è una missione? Una missione è un contenitore dove la gente si iscrive. Per esempio, missione madre. Allora, tu sei una madre di una favela, ti iscrivi nella missione e lo Stato eroga a te mensilmente una cifra. Così centinaia di missioni, missione casa, missione cuore, missione c'è un dottor Hernandez che da noi gli si attribuiscono miracoli, quindi la missione José Gregorio Hernández è quella che va alle persone con disabilità, eccetera. E si distribuisce in una massa della popolazione queste quantità, e sono persone che allora vanno fuori dal mercato del lavoro, fuori dalle possibilità vere di crescita, di mobilità sociale, di sviluppo, di sviluppo personale e di mantenere la propria dignità attraverso quello che possono raggiungere, e a queste masse di gente che obbligatoriamente deve vestire una camicia rossa,
obbligatoriamente deve essere, altrimenti perde la missione, o gli impiegati pubblici, che si è indicato il numero di impiegati pubblici, perdono il lavoro e devono essere sempre lì in infinite trasmissioni a rete unificata ad ascoltare questo signore. La povertà veramente non è diminuita neanche con i programmi di salute. Allora, questo progetto è andato a Cuba, e Cuba riceve miliardi di dollari per dei medici, fra virgolette, ne abbiamo in teoria 65.000 cubani in diverse funzioni, quindi un'invasione, è l'unico paese in Venezuela che paga un altro perché lo invada, e il governo paga 5-6.000 dollari a Cuba per ognuno di questi personaggi. Queste persone ricevono una minima quantità nel Venezuela, hanno diritto a una scatola di misure particolari da riempire di oggetti che poi possono portare via, e a questo si chiama missione partenariato, dove il modulo mal costruito, alcuni sono caduti, altri sono abbandonati, qualcuno funziona. C'è un medico, un paramedico che assiste le persone di quella favela. Comunque, buttare al mare 1,3 trilioni di dollari, quindi sono praticamente che 100 piani Marshall, penso che con questa cifra, per una ipotetica popolazione di 30 milioni, non ci dovrebbe essere persona, ma nemmeno povera, cioè di classe media alta in avanti, considero. Dimmi. Sì, no, stavo ascoltando e tu hai accennato appunto a questa praticamente collaborazione, tra virgolette, in campo sanitario con Cuba, e appunto dobbiamo dire che Chavez praticamente tra i suoi in qualche modo amici ha sicuramente Fidel Castro tra le persone più importanti e più influenti. Fidel Castro è anche il fratello attualmente, quindi da Cuba insomma ci sta questa sorta di collaborazione, tra virgolette, se così possiamo chiamarla. Pensi che proprio appunto in relazione a questa collaborazione, questa collaborazione possa avere una certa influenza per quanto riguarda le elezioni che appunto vedranno, adesso insomma mi sembra che sia il momento di accennarlo, che vedranno appunto come sfidante un signore che si chiama Capriles, se non sbaglio. Enrique Capriles Radonski. Enrique Capriles, sì. E quindi potrebbe essere appunto questa collaborazione influente su questa elezione, considerando anche che, se non sbaglio, Chavez ha detto che se fosse negli Stati Uniti voterebbe per Obama. Quindi insomma una cosa un po'... Bene, penso, no, ma è giusto, perché diciamo, noi consideriamo che se sicuramente George Bush non ha mai reagito di fronte ai grandi insulti. Il minore di tutti quanti le ha detto "You are a donkey", insomma sei un asino, al presidente d'allora George Bush, anche perché la Exxon e le petroliere tra quelli di Bush nel Venezuela oggi con Chavez hanno dei vantaggi che non avevano più avuto da probabilmente del 1900, cioè addirittura probabilmente dall'inizio della dittatura stessa e dai governi di Raul Leoni, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez, fra altri. Sicuramente Cuba, prima parliamo di Cuba. Allora, Cuba non è che soltanto manda questi professionisti che noi consideriamo sia una modalità di avere un esercito dentro, quindi veramente militarizzato. Tra l'altro moltissimi di loro riescono a fuggire
escono dalla Colombia, poi vanno negli Stati Uniti e applicano la legge dei piedi bagnati e piedi secchi, e quindi acquisiscono automaticamente la cittadinanza nordamericana. Cuba ha l'ingerenza del G2, che è i servizi segreti cubani, che sono coloro che garantiscono la protezione di Chavez. Ma non è soltanto questo, praticamente in qualche modo gestisce talmente tanti elementi fondamentali del paese che qualcuno potrebbe dirmi: ma praticamente siete una colonia, e io con moltissimo dolore dovrei dire: non sarà difficile obiettare questo. Perché? Perché sono a controllo di tutte le nostre azioni di identità, quindi carta d'identità, passaporto, tutte le notarie, tutto. Quindi ogni singola cosa che tu devi andare dal notaio passa dai cubani. Assolutamente i lineamenti più importanti di azioni politiche vengono da Cuba, tant'è vero che se si sommano i giorni che è stato a L'Avana, fanno più di un anno, cioè lui di questi 14 anni di sgoverno, più di ne ha realizzato nel Venezuela meno di 13, cioè, perché molto spesso è lì a Cuba. E probabilmente se c'era nella Cuba pre-1998 una speranza di libertà, di liberazione e di democrazia, i dollari venezuelani hanno impedito a questa gente raggiungere questo obiettivo, e sappiamo esattamente qual è la condizione di queste persone. Per cui non esiste una indipendenza dalle politiche, tra le politiche di Chavez e quelle di Cuba. In più si sono creati il gruppo ALBA, si chiama ALBA, dove partecipano Bolivia, il Nicaragua, l'Ecuador, il Venezuela, dove loro sono propongono come sistema politico il socialismo del XXI secolo. In un'intervista che hanno fatto a Fidel Castro hanno chiesto cos'è il socialismo del XXI secolo, e lui ha detto: è il comunismo. Nella stessa intervista lui affermava che il comunismo non gli era servito a Cuba e che bisognava trovare alternative al sistema economico dell'isola. Per cui lì puoi avere un'idea di quanto forte sia questa influenza. Rispetto al candidato, ci sono altri candidati, però diciamo sono poco rappresentativi, veramente, insomma, persone quasi tutte, alcune sono persino un ex colonnello che ha partecipato nel colpo di Stato del 92 assieme a Chavez, Joel Chirinos, due donne, però hanno, insomma, poca possibilità. La vera battaglia elettorale è fra Chavez ed Enrique Capriles Radonsky, che è un uomo molto giovane, ha 40 anni. Ecco, infatti, volevo appunto, parliamo di questo Capriles, diciamo, cosa propone come alternativa al sistema, diciamo, di Chavez? Bene, Capriles ha veramente un vero progetto di azione, un progetto paese. Nei suoi 100 primi giorni ha già, penso che ti racconto un attimino come che lui è arrivato ad essere candidato, perché questo è un meccanismo molto interessante, in quanto in questi anni la partitocrazia venezuelana, assieme però a una società civile che è andata organizzandosi moltissimo,
quantità di associazioni, osservatori per i problemi del carcere, per la violenza, per le donne vedove, per i diritti umani, per un osservatorio su come è la situazione del control ciudadano, la situazione delle forze armate nazionali, e tra l'altro oggi hanno iniziato a perseguitare alla presidente l'avvocatessa Rocío San Miguel. Tutta questa gente si è riusciti, diversi tentativi falliti, ultimamente 2 anni fa si concreta ciò che si chiama la MUD, Mesa Unitaria dell'Unità Democratica. La Mesa dell'Unità Democratica è gruppi di partiti, società civile, indipendenti. Per esempio, noi come gruppo Aires Ben partecipiamo in modo autonomo nella MUD, dove si sono concretizzati accordi fra partiti, fra questi. Alla fine di un processo molto lungo e molto interessante e bello, ma non abbiamo il tempo che io te lo racconti, alla fine si sono presentati, si sono concretizzati 7 candidature alle primarie. Tra questi 7, qualcuno ha rinunciato, qualcuno aveva già rinunciato prima di iscriversi. Si è andato a una primaria che anche noi l'abbiamo avuto qua in Italia, e devo ringraziare l'associazione radicale Enzo Tortora che ha fatto possibile la realizzazione della primaria in Milano. Da qui è uscito candidato, ma con 1.600.000 voti. Se pensi, Gianni, che il disgoverno, il regime diceva che non sarebbero andati più di 500.000. La stessa mesa della unità, la stessa MUD, calcolava attorno a 800.000. Bene, si sono presentati più di 3 milioni di persone a votare, e per Capriles Radossi più di 1.600.000 persone. Quindi Capriles Radossi è stato scelto, ed è questa la cosa più importante, dalla gente, perché la partitocrazia aspettava 800.000 voti. Il resto, ed è una cosa di cui lui ha proprio preso coscienza pubblica e l'ha detto qualche settimana fa in delle manifestazioni molto importanti. Il suo programma, lui è stato il più giovane deputato del Congresso nazionale ed è stato presidente del Congresso, poi è stato sindaco de Baruta, che è una zona, una circoscrizione, diciamo, del Distretto Federale, dove Caracas è la capitale, e poi è stato il governatore di ciò che voi chiamate regione, Stato Miranda. Tutte le sue attività con grandissimo successo, è un uomo di grande trasparenza ed è in contatto con la massa. Secondo me, onestamente, io il mio voto non è andato a lui, non era candidato della mia preferenza, ma il mio compromesso come coordinatrice della MUD. E tutt'oggi, come coordinatrice elettorale del Comando Esterior Venezuela, è portare avanti questa candidatura, e quindi stiamo facendo di tutto per questo. Ma lui ha fatto un giro straordinario per la modalità di campagna politica, che potrebbe essere anche un po' copiata da qualche amico che scoppiato i radicali 100 punti e poi voglio vedere 99,9 sono dei radicali. Comunque è andare porta a porta, casa per casa. Se pensi che ha già visitato più di 250 paesi, ha fatto 2 volte il giro del paese, parla brevemente, ha grandissima forza e semplicemente parla del problema dei venezuelani, il problema di tutti i giorni: non hai da mangiare perché il disgoverno ha buttato via tutte le fasce
200.000 tonnellate di alimenti solo per la cultura. E allora appunto il nome dei poveri di questo la gente non ha casa e le acque sono inquinate, i bambini muoiono, non ci sono gli ospedali. Questo qua con 1,3 trilioni di dollari non lascia un ospedale che si possa dire rappresenta insomma 70 milioni di dollari, insomma. No, non esiste. Quindi il discorso di Capriles è all'opposto. Allora ti parlo dei punti, nel modo generale. Il rispetto, la parte per ovviamente problema sicurezza, perché se ci uccidono 40 persone al giorno, tu capirai, 2 giorni fa a Barinas lui era in una manifestazione, è arrivato un gruppo ufficialista armato e hanno ucciso 3 ragazzi. Quindi ieri c'erano 3 madri senza i loro figli a seppellire ancora più venezuelani, giovani uomini che stanno anelando un futuro. Lo slogan di Capriles Radonski è c'è hai un camino, c'è una strada. Noi nel nostro programma di radio diciamo hai un camino, hai una speranza. E allora, oltre alla difesa della vita, c'è il rispetto alla diversità, alla libera espressione e pensiero, la libertà. Stiamo aspettando che tra i primi, se non il primo decreto che faccia sia la libertà dei prigionieri politici, con i laboratori della zona di Guyana, dove ci sono le industrie banche, che questo disgoverno della classe e da 5 anni con i collettivi non si fermano e hanno il salario arretrato. Quindi detto che celebrava immediatamente tutti i contratti che si devono firmare. La riduzione di criminalità ovviamente hanno nuovamente un piano di generazione elettrica. Perché se tu pensi che la represa del Gur, del Downing, fatta nel 22, non so quanti anni non dal sud del paese, quindi Blanca, Blanca, mi senti? Non ti sentiamo più bene. dimmi dove ti sei perso. Aspetta, forse adesso ci risiamo. No, mi sono perso un pochino qualche istante fa le tue parole. Volevo dirti che dovevamo andare in chiusura, però ovviamente ti dobbiamo rinvitare per un'altra puntata che faremo, quindi ci teniamo in contatto. Non andiamo oltre la mezz'ora per queste piccole trasmissioni. Quindi se puoi chiudi e poi dopo ci salutiamo. Allora, Enrique Capriles Radonski è il candidato dell'opposizione del Venezuela, eletto dalle masse, dal popolo che ha solo voglia di un cambiamento, di non più violenza, di non più odio, di non più bugie, di non più divisione, che vuole incorporarsi nuovamente alla ricostruzione di un paese che è considerato in densità di superficie e popolazione, dicono il più ricco, chiamiamolo tra i più ricchi del mondo, il candidato si troverà ad affrontare a Chavez il 7 ottobre 2012, quindi prossima domenica, i venezuelani all'estero che sono iscritti nel registro elettorale hanno diritto a votare con la sola carta d'identità, anche se non è più valida, è la minaccia, e voglio chiudere con questo, la minaccia di guerra civile che l'usurpatore continua permanentemente a dire se lui non vince l'elezione, noi la denunciamo come una massacre, se è che lui darà quell'ordine e se è che l'esercito sarà disposto a spararci, perché noi non abbiamo armi. Noi siamo con le mani vuote, quindi lui va a raddoppiare il genocidio che dal 98 ad oggi ha con grandissima capacità sviluppato.
sviluppato. Questa è la sua grande eredità. Morti nel Venezuela. Noi andiamo verso il cambiamento, la speranza, e sicuramente sarà un momento molto cruciale. Noi possiamo passare dall'Afghanistan a una situazione di altissima civiltà. È come tra meno infinito e infinito in un insieme con noi. Grazie. Blanca, questa tua, diciamo, reportage in qualche modo verbale, soprattutto del momento delle primarie, è stato molto entusiasmante. Devo dire che è stata sicuramente una prova di popolo e di partecipazione che sicuramente, insomma, darà entusiasmo anche a coloro che magari non erano stati coinvolti, per magari spingerli poi nella votazione definitiva domenica prossima a cercare di cambiare questo tipo di regime. Sicuramente noi ti dovremo ovviamente reinvitare per commentare i risultati, ci dirai un pochino, oltre che i risultati, ci commenti, sarà importante anche sapere da te tutte le notizie che riguardano la procedura, come sono andate queste votazioni, in che stato di tranquillità e anche ovviamente gli scrutini e così via. Di tutto questo ovviamente spero che tu avrai la cortesia e la gentilezza di tornare e parlarcene. E ti ringrazio ancora, se vuoi chiudere con qualche saluto. Sì, vai. Sarò sempre alla vostra disposizione, puoi contare con me. Il fenomeno Capriles Radossi è che ha derubato a quella sinistra falsaria, estrema, latinoamericana, gli argomenti, li ha passati a una nuova possibilità, anche se viene accusato di essere estrema destra, cosa che non è vera. Però sempre aperta a discutere di questo, Gianni, quando vuoi. Va bene, e allora ci risentiamo sicuramente dopo le elezioni. Grazie ancora, Blanca Bucegno. Grazie, saluto a Cristiano. D'accordo, grazie ancora. Ciao.